3-0, una vittoria schiacciante. Oggi la squadra ha avuto la reazione che si aspettava. Sì, sono contento sia del risultato che della prestazione. Abbiamo fatto una prova maiuscola sotto tutti i punti di vista, fisico, mentale, tattico. Abbiamo fatto una buona gara, sono contento perché i ragazzi hanno espresso un buon gioco, abbiamo costruito tanto e sono felice, quindi la natura quando vede queste cose può stare sereno. Abbiamo anche chi è entrato con il piglio giusto e quindi sono fortunato. Faccio i complimenti ai ragazzi e sono fortunato ad allenare un gruppo così. Ecco, oggi c'è stata anche la forza del Nodaresco che è mancata in qualche partito, ossia quella di chiudere la gara. Quest'oggi l'avete fatto, dopo il primo gol non vi siete abbassati, avete cercato il raddoppio. Sì, avevo chiesto ancora un po' più di coraggio, io ho trasmesso coraggio, loro hanno percepito questa cosa e quindi nonostante il vantaggio abbiamo continuato a giocare cercando di chiudere la partita e cercando di sfruttare le occasioni che comunque in una partita ci vengono concesse. Abbiamo fatto una buona gara e sono contento. Una rosa certamente di qualità, abbiamo visto anche la doppietta di Casella da difensore. Dove può arrivare a questo punto del campionato il Nodaresco? Ma il Nodaresco, come ho detto sempre, deve salvarsi il prima possibile. Un campionato molto molto difficile, non ricordo a memoria negli ultimi 10 anni un girone così difficile. Noi è l'anno del centenario, quindi come ho detto sempre vogliamo dare una gioia in più ai nostri tifosi, ma soprattutto alla nostra società che fa tanti sforzi per mantenere questa categoria in questo paese. Quindi noi siamo orgogliosi di ciò andiamo sempre in campo con la massima voglia e attenzione per fare bene. Ora ci sarà il derby, che gara si aspetta? I derby sono partite che si preparano da sole. Andiamo in un campo molto ostico, difficile, una squadra organizzata e forte che ha ambizioni. Noi proveremo a dargli fastidio, proveremo a fare la nostra gara come abbiamo sempre fatto.